era questo, più mi avvicinavo a Gaiole, più sentivo il profumo dell'aria e più la mente mi diceva bisogna fare i 209. Guarda là che roba! No. Abbiamo trovato anche. Mi farò vedere anch'io, dai! L'ex sindaco di Radda era vestito agli anni 40, due o tre anni fa, sì. Quant'era? Tre anni fa o quattro? Quattro anni fa. Giancarlino! Ciao! Come stai? Buonasera! Ti posso intervistare? Guarda, è scaldo e fritto! È fritto? Una volta sono passato da un paesino, ho trovato un vecchietto, mi ha fermato il portafoglio, ha tirato fuori una fotografia, c'aveva dal portafoglio, questa era andata in mercato, al mercato lui ha tirato fuori una foto, c'era il suo babbo, Bartali e un gruppo d'amici, era così appassionato, così emozionato, una cosa incredibile. Ma perché gli eroi non ci sono? A Gaiole ce ne sono tanti, non è il duello sportivo del Seo, era stato fatto la Coppa, ma anche a distanza di anni, con Bartoli aveva già smesso, comunque alla fine poi è morto, quindi aveva ragione un vecchino. Oggi c'è un sacco di gente che magari tira fuori il portafogli e tira fuori la sua foto all'eroe. Può essere, ma si da te mi mangio. Che si fa noi? Voi beh, che cosa si chiede? Voi svuotate le botte. Discorso! Tu meriti il nome che hai! Felice o? No, Beppe. Non la fo o non la fo? La fo o no? Allora, Montalcino, maggio 2018. Io ero qua, il mio amico con la fisarmonica era lì, di fronte c'era Pinte Cinelli. Dico, noi conosciamo uno, un certo Gino, e io dico, ma è quello che abita a Lecchi? Pensa che coincidenza. La prima eroica l'ho fatta 10 anni fa, che sarà l'evento del futuro. E io dico, mi porto a fare un evento del futuro mettendomi maglie di lana e biciclette d'acciaio. Eravamo qui, l'abbiamo fatta con un gruppo di amici e da lì tutti gli anni devo venire. Allora Rebo, a che ora si parte domattina? Alle 9:30. Sappiamo che Rebo è... 9:30. Tu l'hai manipolato Rebo. E allora falla loro la domanda. Te quanto ci metti un'ora per venire qua? Rebo non è credibile, perché no. È 3 anni che deve tagliare la barba. È vero, lo dice sempre, la taglio, ma è vero. Per me si deve partire alle 6. No. Sì, perché comunque parti col buio, fai il coroglio col buio. Tiro nel mezzo 5 e mezza. No, ma alle 6 c'è luce. 5 e mezza. Alle 7 è ancora buio. Alle 5 in piazza Gaiole, in piazza con la bicicletta. Alle 5 e mezzo si parte. Io vedevo che 5 e mezza. Ehi Junior, a che si passa? Domani mattina io vorrei vedere l'alba. Già alle 3 e vai, comincia l'avventura. Ci siamo per i 209, ci siamo. Facciamo forza, che è la prima volta lo fai, andiamo. No, questo qui è nuovo, dai. Presa numero 2, guarda.
Guarda lassù! Ora ci sa! Ci sa anche il reperto! Subito il reperto! Grande scena! È un'eroica! Dai che c'è poco! Ce l'hai fatta anche stavolta. Faccio un commento, Rebo. Rebo, com'è stata? La rifate con me questa qui? Si fa un'altra volta, andiamo, si torna indietro e si rifà. Nino, come è stata sta prima eroica? Bellissima. Bellissima. Della Côte massacrante prima tappa. Sto sperimentando l'allenamento del Fausto. Posso toccare la schiena? Posso?
Sì, ti vedo bene. Ora chiamo l'ambulanza. Oh, Rebo, viva l'eroica! Viva l'eroica!